Wired Coronavirus, un podcast per raccontare l'epidemia. Benvenuti al podcast che Wired vuole dedicare all'epidemia del virus SARS-CoV-2, un nome difficile da dire, come anche sono difficili i temi che riguardano la pandemia dichiarata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Io sono Andrea Gentile ed è per questo che con Wired abbiamo deciso di affrontare con brevi approfondimenti alcune questioni importanti per capire meglio ciò che ci sta succedendo in Italia ma anche nel mondo. La prima domanda che abbiamo deciso di porci riguarda i numeri. Ogni giorno, molto diligentemente, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli li espone in una conferenza stampa molto seguita. Ma tra tutti questi numeri, a quali dobbiamo davvero prestare attenzione? E quali invece non ci dicono poi molto sull'evoluzione dell'epidemia? I dati più chiacchierati e ripresi da tutti i quotidiani e i telegiornali sono sicuramente tre. Il numero di persone positive al nuovo coronavirus, il numero di ricoverati nelle terapie intensive e il numero di decessi. Partiamo dal numero di casi positivi, che di per sé sarebbe effettivamente il più indicato per tracciare la curva epidemiologica e l'evoluzione della malattia. Purtroppo però negli ultimi giorni questo numero ci dà delle informazioni poco certe e questo non deve però stupirci. Con un numero infatti sempre maggiore di persone positive e i tamponi che si accumulano comunque giorno dopo giorno, è molto molto naturale che si possano generare non solo ritardi ma anche falle nella trasmissione dei dati e rallentamenti poi nella filiera anche di analisi del tampone stesso. Questo ci può dare dati che sono parziali. I tamponi infatti sono ormai limitati a persone con sintomi sempre più evidenti e quindi la quota di chi è effettivamente sì contagiato ma che non viene registrato piano piano aumenterà. Inoltre i casi positivi ufficiali sono in generale una sottostima di quella che è la situazione reale. Il secondo numero che sentiamo spesso è quello relativo ai ricoverati in terapia intensiva. È un indicatore molto migliore del precedente perché fotografa in effetti con una buona precisione la situazione dei pazienti più gravi. Anche in questo caso però ci sono delle limitazioni. È valido infatti questo numero solo fino al momento in cui i posti in terapia intensiva sono effettivamente disponibili e questa è una situazione che tutti temono per il nostro sistema sanitario nazionale. Per questo infatti si sta cercando di potenziarli e aumentarli. In ogni caso, il monitoraggio di questo numero è molto utile per avere un indice dell'esaurimento della loro disponibilità. Nonostante sia il numero più duro, freddo e il numero che faccia più paura, quello dei decessi di fatto è probabilmente l'unico indicatore con dei valori che sono incontestabili, che sono raccolti in modo omogeneo nel tempo e su tutto il territorio e che tecnicamente è quello più semplice da aggiornare. In ogni caso, su questo bisogna dire che diversi scienziati hanno proposto di considerare come dato più rappresentativo la somma dei ricoveri in terapia intensiva e dei decessi. Ed è in effetti questo che trovate aggiornato ogni giorno sul sito di Wired. Nonostante, come abbiamo detto, ci sia qualche debolezza nel numero dei ricoveri in terapia intensiva, purtroppo da un punto di vista freddo e tecnico esiste un meccanismo di autocompensazione. Cosa significa? Beh, le persone che dovrebbero essere ricoverate in terapia intensiva e che purtroppo non possono ricevere assistenza, magari proprio perché i posti non sono disponibili, hanno una probabilità di sopravvivenza estremamente bassa. E quindi con un poco scarto temporale rientrerebbero all'interno del conteggio totale, in questo caso sotto la voce dei decessi. Ma a quali numeri dobbiamo prestare meno attenzione o quantomeno non farci distrarre da loro? Per quanto abbia un valore comunicativo incoraggiante e positivo, il numero dei guariti è un dato privo di significato che effettivamente rientra nei numeri che dobbiamo cercare di evitare. I motivi sono due. Da un lato perché dipende da quanto duramente ha colpito la malattia a queste persone e quindi quanto facilmente si è guariti.
Dall'altro perché sappiamo che in giro ci sono molti più guariti rispetto a quelli dei dati ufficiali, ovvero persone che hanno superato l'infezione senza particolari problemi di cui magari nessuno si è accorto. Un'altra statistica poco significativa riguarda invece il numero di tamponi eseguiti, che naturalmente dipende da quanto sforzo c'è stato nel fare i test, dal criterio con cui si scelgono le persone da sottoporre all'analisi e anche dalla rapidità di analisi dei campioni stessi da parte dei laboratori. Un altro tema è quello dei confronti tra giorno attuale e giorno precedente. Si tratta spesso di analisi su dati che sono poco significativi, per esempio il numero dei contagiati, e che in generale soffrono di un effetto casuale, ovvero potrebbero aumentare o diminuire per caso. Tutti questi numeri sono sì difficili da comprendere, però potrebbero aiutarci a capire meglio quello che è il mondo dell'epidemiologia. Dobbiamo prendere un po' come una occasione di apprendimento, non solo per le istituzioni, non solamente per noi media, ma anche per tutti i cittadini. E così concludiamo questo appuntamento di Wired Coronavirus. Io sono Andrea Gentile e vi do appuntamento per un'altra puntata.